Precederlo sull'altra riva verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso
la quarta vigilia della notte, andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò a loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò. Ed essi erano profondamente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Gloria al nome del Signore. Coraggio, sono io, non abbiate paura. Il testo è riportato in altri due Vangeli, troviamo anche quel termine che tante volte è stato di grande incoraggiamento per le anime nostre. Non temete. Il Signore vuol dire in particolare in questo giorno alle anime nostre: non temete. Gloria al nome del Signore. A volte tutto ciò che è intorno a noi diventa così difficile, perché, come leggiamo al verso 48, il vento è contrario. Gloria al nome del Signore. A volte siamo presi in questi momenti da paure, da scoraggiamento, le nostre forze vengono meno, tutto diventa così difficile. Forse qualcuno che ascolta la parola del Signore proprio in questo giorno vede il vento contrario nella sua vita, ma il Signore ti dice: non temere. Gloria a Dio. Gesù arriva sempre, questa è la bella notizia che ci viene nel nostro testo e che ci assicura una verità che sempre potremo sperimentare nelle nostre difficoltà, nelle nostre tempeste. Gesù arriva sempre, gloria a Dio. La vita degli uomini è così, non sempre ci sono successi, ci sono momenti buoni, come noi diciamo, ma quando vengono le tempeste, il Signore ci sopporta. Ed ogni uomo, ogni sua creatura che lo invoca può essere soccorso dal Signore, viene soccorso dal Signore nel momento della difficoltà. A volte questo accade nella nostra vita di credenti, perché la nostra fede viene provata. Ma noi non siamo mai abbandonati nei nostri dubbi, nelle nostre perplessità. Il Signore viene sempre e ci aiuta, gloria al Signore. Dobbiamo essere pazienti, ci insegna la parola di Dio. Tante volte dobbiamo aspettare, come è scritto nel libro di Giobbe: tu quando dici che non lo scorgi, gloria a Dio, la causa tua gli sta davanti, sappilo aspettare. Oh Signore, aiutaci, dacci la forza di sapere aspettare il tuo intervento e di credere che tu arriverai sempre al momento opportuno nella nostra vita. Non dobbiamo temere, perché Gesù non ci lascerà mai da soli. Gloria al nome del Signore. Non dobbiamo temere, perché il nostro meraviglioso Signore non passa mai oltre. Abbiamo letto nel nostro testo che a un certo punto, mentre si era fatto anche notte, Gesù andò incontro a loro camminando sul mare e dice la parola di Dio: voleva oltrepassarli.
Quando il testo dice che il Signore andò loro incontro, ci fa comprendere chiaramente che il Signore andò lì per raggiungermi. E quando noi leggiamo nella nuova riveduta, come ho appena detto, che il Signore voleva oltrepassarli, questo sicuramente non significa che il Signore aveva deciso di abbandonarli, che il Signore aveva deciso di far finta di nulla e andarsene, ma che il Signore volle appunto incoraggiare la loro fede. E il Signore, possiamo dire, fece finta di passare oltre. E a questo punto i discepoli, che erano così impauriti in quello che stava succedendo, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, ma in realtà il loro desiderio era di vedere l'opera di Dio, la loro richiesta era verso il Signore della gloria, che è l'unico che può veramente soccorrere. E subito, dice la parola del Signore, Gesù parlò loro e li incoraggiò. Gloria al nome del Signore. Il Signore non ci lascia mai soli, perché egli, dice il Salmo 103, conosce la nostra natura. Egli si ricorda che noi siamo polvere. Gloria al nome del Signore. Lui sa della nostra pochezza, lui sa della nostra fragilità. L'espressione che è usata nella Bibbia quando dice che Dio c'è Padre significa in particolare questo: noi siamo i suoi figli e tante volte siamo come sono i bambini, i ragazzi nel confronto dei genitori. I genitori sanno che loro sono deboli, che sono fragili, che hanno bisogno della vicinanza del genitore, di tutto l'incoraggiamento. E il Signore ci dona tutto questo in una maniera molto più grande che qualsiasi genitore può fare nei confronti dei propri figli. Lui non ci lascia e non ci abbandona, dice il Salmo 37, l'Eterno ama la giustizia e non abbandona i suoi santi, essi sono conservati in perpetuo. Vi ricordate la storia dei due discepoli di Emmaus? Subito ci viene alla mente leggendo questo altro passo della parola del Signore. E quando si furono avvicinati al villaggio, scrive Luca nel suo Evangelo, dove andavano, egli fece come se volesse andare più oltre. Vedete, anche in questo caso ci viene confermato quello che dicevamo prima. Gesù fece finta di proseguire, di andare oltre, ed essi gli fecero forza dicendo: rimani con noi, perché si fa sera e il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con loro. Gloria al nome del Signore. Forse stiamo attraversando qualche difficoltà proprio perché, come abbiamo detto, il Signore vuole mettere alla prova la nostra fede e vuole accrescere la nostra fede. Ora noi abbiamo una parte importante da fare mentre stiamo ascoltando la parola del Signore, quello di trattenere Gesù. Noi vogliamo farlo con tutto il cuore, vogliamo dire in quest'ora: Signore, sono in difficoltà, ti prego aiutami, non mi lasciare, non passare oltre, ho bisogno di te, ho bisogno della tua vicinanza, ho bisogno della tua assistenza, ho bisogno che tu rincuori la mia vita, che tu mi liberi da ogni timore e mi metta piena certezza nel cuore. Se questo è il nostro grido, il Signore sicuramente opererà in modo particolare in noi in quest'ora. Gloria a Dio. Ma prima di concludere la riflessione, voglio soffermarmi sulla realtà che è più importante, che è più incoraggiante per l'anima nostra e per ogni anima che ha tanto bisogno dell'intervento di Dio. Gesù si ferma, ci incoraggia, ci tranquillizza, ma soprattutto Gesù compie nella nostra vita quello che a noi è impossibile, perché Lui è l'Iddio dell'impossibile. E io vorrei sottolineare la grandezza e la potenza
del figliuolo di Dio. Gloria al nome del Signore. Ora, quando le nostre problematiche si risolvono, lo vediamo chiaramente in modo figurativo in questo testo che abbiamo scelto per meditare. Non dipende dalle nostre forze, ma dal fatto che Gesù è con noi. Tutto quello che accadde, che risolse i problemi, non fu per l'abilità, per la destrezza dei discepoli, ma fu perché Gesù era entrato nella loro barca. E noi, ancora prima di dire Signore aiutami nei miei problemi, Signore risolvi le mie circostanze, vogliamo dire Signore vieni ad abitare nel mio cuore, nella mia vita. La prima cosa che ogni uomo deve fare è dare la propria vita nelle mani del Signore e ricevere Cristo come personale salvatore e confessare i propri peccati e permettere al Signore di fare un'opera profonda dentro di lui, nell'anima sua. E poi dopo viene il ricercare il Signore perché Egli risolva i nostri problemi e ci metta a largo da ogni nostra difficoltà. Anche il credente, quando vive momenti di grandi difficoltà, prima di invocare il Signore e dire Signore liberami, deve accertarsi che Gesù è nella sua vita. Gloria a Dio. Noi vogliamo farlo in quest'ora, vogliamo riflettere, Signore, qual è la mia vita, qual è la mia condotta, come sto camminando nelle tue vie, come sto onorando il tuo nome, sto vivendo in santità. Gloria a Dio. Quando mettiamo la nostra vita a posto, quando le anime nostre vivono in fedeltà, quando il nome del Signore è glorificato, quando noi siamo al centro della sua volontà, allora il Signore interviene sempre in un modo potente e ci libera. Gloria al nome del Signore. Anche se tutto è contro di noi, Gesù non conosce ostacoli. Gloria a Dio. I fiumi, è scritto nel Salmo 93, hanno alzato, Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce, i fiumi elevano il loro fragore, più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più dei frutti del mare. Il Signore è potente nei luoghi altissimi. E voglio ricordare a me e a voi che Gesù, prima di salire alla croce, prima di mettere la sua vita sulla croce per noi, dispose se stesso per glorificare il Padre suo celeste. Nel momento in cui egli si sacrificò per noi, si caricò dei nostri peccati, è vero, diede una grande opportunità al peccatore di essere salvato, all'uomo di essere riconciliato con Dio, ma il primo suo proposito fu quello di glorificare il Padre suo che è nei cieli. Gloria a Dio. E quando il Signore Gesù adempì tutto quello che il Padre Celeste aveva programmato per lui, lo sappiamo, disse quelle parole, tutto è compiuto, egli fu innalzato alla destra di Dio, dove non solo ha ricevuto onore e gloria, ma dove, come lui stesso ha dichiarato, ha questa possibilità oggi, e questo è il nostro beneficio. Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, gloria a Dio. E quindi Gesù può fare e può adempiere ogni promessa. Lui tutto quello che dice è anche in grado di compierlo, perché è stato innalzato alla destra di Dio per essere non solo colui che intercede per noi, ma colui che viene incontro e risolve ogni nostro problema. Qui si adempiono tante profezie, come quella riportata dal profeta Isaia quando scrisse al capitolo 43 del suo libro: quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi,
essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Noi in quest'oggi non ci accostiamo al Signore per un tentativo qualsiasi, tanto diciamo sono i problemi, nelle difficoltà, adesso provo anche col Signore. Questo tante volte viene fatto con neanche un minimo di fede, ma con tanta incredulità. È come se si cercasse il Signore già dicendo in partenza: vabbè, tanto so che non succederà nulla, non accadrà nulla. Noi ci accostiamo a Dio in quest'oggi alla luce della parola del Signore, sapendo che il nostro Gesù è il figliuolo di Dio, sapendo che Lui sulla croce ha adempiuto la volontà del Padre suo e adesso ha ogni potere, adesso può fare ogni cosa. Egli è l'Iddio sovrano che manifesta la sua grazia, la sua bontà, venendo incontro ad ogni nostro bisogno, e quindi è veramente potente da risolvere ogni nostra situazione. E noi vogliamo andare con i nostri pesi, con i nostri carichi, con ogni circostanza particolare che stiamo vivendo davanti al trono della grazia di Dio, e credere con tutto il cuore che nel nome glorioso di Gesù Cristo, per i suoi meriti, per quello che Lui ha compiuto, soprattutto per quello che Lui è in quest'ora, Lui interverrà in un modo glorioso e potente nella nostra vita. Gloria a Dio. Noi vogliamo cogliere, far nostro quel non temere, gloria a Dio. Vogliamo avere quella sensibilità, quell'orecchio aperto e quella fede nel cuore per poter udire le sue parole: tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Il Signore parla ancora oggi, noi vogliamo saperlo ascoltare, noi vogliamo essere fortificati dal Signore, noi vogliamo aggrapparci a Lui, noi vogliamo avere la piena consapevolezza che sotto di noi ci sono le braccia eterne, e allora saremo sostenuti, fratelli, e usciremo vittoriosi da ogni tempesta. Vogliamo alzarci in piedi, chinare i nostri capi, glorificare Dio, rimetterci nelle sue mani e permettere al Signore di far sparire, da spazzare via ogni dubbio, ogni paura dalla nostra vita. E vogliamo dire: Signore, fortificati, incoraggiati dalla tua parola, fa che noi possiamo camminare e andare avanti giorno per giorno, pronunciando insieme all'apostolo Paolo: ho fede in Dio, gloria al Signore. Credi in questo Gesù, hai solo un problema, una richiesta da fare, un'invocazione per dire: Signore, aiutami. O credi in Gesù Cristo, il figliolo di Dio. O hai veramente fede in colui che è morto sulla croce per salvare l'anima tua e per vincere attraverso la croce, donarci ogni opportunità di poter ricevere il suo aiuto e di sperimentare la tua grazia infinita. Gloria a Gesù.